Biper Banca, insieme all'Università Cattolica e le Camere di Commercio abruzzesi, ha affrontato a Lanciano, presso l'auditorium della banca, il tema della sostenibilità presente e futuro delle PMI italiane per sensibilizzare le imprese sulle tematiche più attuali per un futuro green. Ed in questo la banca ha un ruolo centrale. Sentiamo il direttore territoriale Centro-Est, Giuseppe Marco Litta. Il tema della sostenibilità è un tema di rilevanza planetaria. Oggi avviamo un percorso, un roadshow che farà il giro dell'Italia con gli esperti di Biper Banca, i quali informeranno le nostre aziende di quali sono le opportunità legate al tema della tutela dell'ambiente, i temi di natura sociale, dell'inclusività, della diversity e via dicendo. Fondamentale il ruolo della banca nel percorso di sostenibilità e rendicontazione delle PMI, ha detto Litta, e l'impegno delle aziende a rendere pubbliche le informazioni su pratiche e risultati ESG risulta di fondamentale importanza. In un mondo che cambia, dunque la banca si sta adeguando anche con la sua offerta? Sì, assolutamente sì, e ne testimone anche il tema del PNRR, no? un piano che prevede investimenti anche finalizzati al sostegno dell'ESG e della sostenibilità. Biper Banca ha preparato per le proprie aziende una serie di servizi e di prodotti finanziari proprio tali per cui ecco, si potrà riuscire a captare queste risorse e ad investirle, a finalizzarle nel miglior modo possibile. È un'iniziativa anche in collaborazione con le Camere di Commercio, presente la Camera di Commercio Chieti Pescara Strever, un'iniziativa che affronta un tema importante, soprattutto per le PMI. Ma certamente sì, oggi più che mai bisogna considerare ed analizzare tutto ciò che è possibile che riguarda la sostenibilità ambientale ed energetica. Per fare una vera transizione energetica c'è bisogno di un progetto che lo Stato faccia con un mix di energie rinnovabili senza trascurare, anzi con maggiore attenzione, all'idroelettrico, in quanto è l'unica energia che può sopperire il termoelettrico e ci può dare nel giro di 15-20 anni la possibilità di dire che siamo meno dipendenti oppure autosufficienti per l'energia elettrica. Anche la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia coinvolta in questo incontro di Biper, insieme a Biper. Sostenibilità, parola d'ordine, anche nella finanza, anche e soprattutto per le piccole e medie imprese. Certo, sostenibilità, ovviamente gli imprenditori devono fare la loro parte, ma anche le banche devono ovviamente rendere anche un'accessibilità al credito più veloce, più fruibile per l'appunto, e quindi oggi è, diciamo, un momento di confronto, ma sempre pro impresa.